voliamo a Bologna e ci colleghiamo, entriamo nella farmacia Toschi di Bologna, ci colleghiamo con la dottoressa Antonella Musuraca, con lei parleremo del test della densità ossea a ultrasuoni, il MOC. Buongiorno dottoressa, bentornata a colazione in farmacia. Ciao Fabio, buongiorno e bentrovati a colazione in farmacia. Eccoci qui. Oggi, già come appunto anticipavi, scopriamo proprio come si esegue la densitometria ossea e in quali casi è consigliato sottoporsi a questo tipo di esame. Quindi, insomma, cerchiamo di capire perché è importante misurare la densità ossea e quelli che sono i valori ottimali. Assolutamente. Allora, iniziamo subito e cerchiamo di capire appunto in che cosa consiste questo tipo di esame. Sì. Innanzitutto la densitometria ossea, che spesso indichiamo con la sigla di MOC, che sta proprio ad indicare mineralometria ossea computerizzata, è un esame che ci permette proprio di valutare la quantità di minerali presente nelle ossa, in modo particolare determinare la concentrazione di calcio. E quando ci sottoponiamo alla densitometria ossea, il test può praticamente sfruttare o i raggi X o gli ultrasuoni per determinare la concentrazione di calcio, e ovviamente questo esame ci dà delle informazioni riguardo lo stato di salute delle nostre ossa, in modo particolare evidenzia il rischio di sviluppare fratture e anche ci permette di effettuare diagnosi di alcune patologie. Ma vediamo in dettaglio, cioè il diagnosi principalmente di osteoporosi, che come sappiamo è una di quelle patologie che si manifesta proprio con una perdita di minerali nell'osso ed espone il soggetto al rischio di fratture. Ovvio, anche se con questo tipo di esame si evidenzia un rischio di osteoporosi, non significa che per forza si presenterà una frattura ossea, però magari l'esito positivo può anche essere un indicatore importante, che quindi il rischio di frattura esiste ed è sicuramente maggiore rispetto a quello che magari corre una persona sana. Sì. L'osteoporosi sappiamo che è una di quelle patologie che principalmente colpisce il genere femminile, infatti sempre, cioè, ci capita spesso di sentire parlare magari soprattutto le donne in menopausa che magari sono in terapia con farmaci per l'osteoporosi, o comunque che proprio per prevenire questa patologia assumono dosi di vitamina D. Questo perché la menopausa è una di quelle condizioni che può predisporre all'insorgenza proprio dell'osteoporosi. Mm-hmm. Questo perché ovviamente nella menopausa si va ad assistere a una riduzione proprio improvvisa della secrezione di estrogeni, che di solito hanno una funzione protettiva nei confronti della densità ossea, per cui venendo proprio a mancare protezione ormonale, il soggetto è più esposto al rischio di sviluppare patologie e quindi di sviluppare osteoporosi. Sì. Mentre questo può essere meno impattante nell'uomo, perché comunque nell'andropausa la riduzione della secrezione ormonale avviene sicuramente in maniera più graduale, per cui il corpo ha sicuramente più tempo per potersi adattare. Sì. Quindi, come dicevamo prima, la densitometria ossea prevalentemente ci permette di fare diagnosi dell'osteoporosi, però cerchiamo di capire in dettaglio quelli che possono praticamente essere i valori ottimali della densità ossea. Sì. Quando ci sottoponiamo a questo tipo di esame, e i risultati possono principalmente essere forniti sotto forma di o dati grafici o dati numerici. Sicuramente i risultati grafici sono molto più semplici da interpretare, questo perché in grafico viene messa in relazione la densità dell'osso con il rischio di sviluppare frattura. Per quanto riguarda invece i valori numerici, questi devono essere interpretati in maniera più accurata, e magari l'interpretazione è meglio se avviene insieme al medico e si ragiona in termini di T-score.
Per cui cerchiamo di capire e di rendere appunto più semplice questo concetto del T-score. Sì. Il T-score fondamentalmente è un valore che calcola la deviazione standard tra il risultato ottenuto dall'esame e il valore medio di quel risultato nella popolazione. Per cui con questo valore di T-score si va a capire di quanto il valore che si ottiene dall'esame si discosta da quelli che possono essere i valori medi rispetto ovviamente a una popolazione sana considerata giovane, quindi un gruppo di trentenni. L'Organizzazione Mondiale comunque della Sanità considera normale una densità dell'osso che sia inferiore alla norma di circa il 10%, per cui ragionando proprio in termini numerici possiamo dire che si parla di una buona densità ossea se il T-score è comunque uguale o maggiore di maggiore di meno 1, mentre si può parlare di una situazione di osteopenia e quindi già parliamo di una situazione in cui c'è una bassa densità ossea, se il valore è comunque compreso tra meno 1 e meno 2,5, sì. Si parlerà invece di una situazione di osteoporosi quando il valore del T-score è inferiore a meno 2,5. Spesso però sentiamo anche situazioni di osteoporosi conclamata, di osteoporosi severa, se il valore dello T-score è inferiore a meno 2,5 e inoltre è anche presente una frattura a livello del segmento osseo che viene analizzato. Ovviamente a questo tipo di esame si possono sottoporre sia gli adulti che i bambini, ma in quest'ultimo caso si ragionerà non più in termini di T-score, bensì in termini di Z-score. E ovviamente il valore che viene ottenuto dall'esame viene comunque confrontato rispetto ai valori medi ottenuti in un gruppo di persone della stessa età della persona che sottopone all'esame e anche dello stesso sesso. Per cui, come già anticipavamo prima, i valori che vengono ottenuti dall'esame sono comunque dei valori indicativi e servono e sono soprattutto importanti per il medico, perché il risultato ottenuto può o confermare, come già dicevamo prima, una diagnosi di osteoporosi, sì, o eventualmente chi si sottopone a controllo proprio periodico permette di valutare come ad esempio si evolve la patologia nell'arco del tempo, ma anche ad esempio può essere un dato utile questo esame al medico per cercare di capire come l'organismo sta rispondendo a una terapia farmacologica. Chiaro, perfetto, quindi T-score e Z-score a seconda che sia una donna oppure che sia un bambino, insomma ci sono questi due diversi risultati e si può parlare di osteoporosi quando il T-score è inferiore a meno 2,5, invece osteopenia quando è tra meno 1 e meno 2,5. Possiamo dire questo quindi in riassunto. Chiaro. E dottoressa, chi dovrebbe sottoporsi a questo esame? Allora, sì Fabio, come dicevamo prima, uno dei fattori di rischio principali è sicuramente l'età, ma anche, come abbiamo detto prima, la menopausa. Per cui capiamo bene che dovrebbero sottoporsi all'esame densitometrico i soggetti anziani, in particolare le donne sopra i 65 anni e gli uomini sopra i 70 anni di età. Questo perché ovviamente a causa proprio dell'usura e del passare del tempo le ossa di questi soggetti sono comunque più fragili, sono più esposte al rischio di fratture, ma anche le donne in menopausa precoce, quindi quando la menopausa si manifesta al di sotto dei 45 anni di età, oppure le donne che sono in menopausa da almeno 10 anni o donne in menopausa chirurgica, cioè le donne che hanno subito l'asportazione delle ovaie e dell'utero, ma anche ad esempio bambini in cui si sospetta un'intolleranza al glutine. Quindi vediamo come la presenza di alcune patologie, come appunto la celiachia, può proprio predisporre a condizioni di osteopenia, ma anche magari persone che sono in terapia con farmaci come ad esempio cortisonici o antiepilettici, immunosoppressori, ovviamente a dosaggi elevati per periodi prolungati, perché l'uso di questi farmaci predispone proprio a una perdita della densità ossea, sì, ma anche chi segue un'alimentazione piuttosto scorretta, comunque ovviamente tutti coloro che introducono con
con la dieta una minima quantità di calcio e di vitamina D. O ancora chi presenta familiarità per patologie osteoporotiche, o ancora coloro che sono affetti da patologie come l'ipertiroidismo o ad esempio l'artrite reumatoide, insufficienza renale, perché sono proprio patologie che possono provocare la demineralizzazione dell'osso. Quindi capiamo bene che in questi casi sarebbe molto importante sottoporsi alla densitometria ossea. Poi ovviamente è possibile, considerati tutti i fattori di rischio, andare ad agire su quelli che sono considerati fattori di rischio modificabili proprio per prevenire questa condizione di osteoporosi. Per cui sarebbe opportuno mediante una corretta alimentazione e introdurre le giuste quantità di calcio, così come anche garantire un apporto di vitamina D mediante l'esposizione solare, e solo quando questo non fosse possibile ricorrere all'uso di integratori, ma anche praticare un'adeguata attività fisica, quindi anche 30-40 minuti di camminata al giorno hanno un'azione protettiva proprio sulla densità ossea, così come ovviamente possiamo sicuramente con uno stile di vita sano in qualche modo prevenire, come appunto abbiamo detto, questa condizione patologica. Ovviamente spesso non è detto che agendo soltanto su questi fattori modificabili si possa prevenire l'insorgenza della patologia, ma sicuramente uno stile di vita corretto svolge un ruolo fondamentale. Assolutamente, come diciamo sempre qui a Colazione in Farmacia, chiaramente poi non è che si può far tutto con gli stili di vita, però se possiamo fare qualcosa anche noi, perché non farlo? Abbiamo parlato anche di vitamina D, tra l'altro in tanti sono abbastanza carenti da questo punto di vista per quanto riguarda la vitamina D, quindi quando si fanno gli esami del sangue sarebbe sempre consigliabile, no dottoressa, cercare questa vitamina D, come dire, arrivare a sapere quali siano i valori degli esami del sangue, cosa che ho fatto io settimana scorsa, e sono carente di vitamina D e quindi dovrò evidentemente integrarla. Esatto. Quindi sicuramente anche la vitamina D molto importante. E come funziona però esattamente questo test, dottoressa? Allora, sì, per quanto riguarda il test della densitometria, come abbiamo già anticipato prima, per la determinazione ovviamente di calcio negli ossa possono essere sfruttate due tipi di particelle, o i raggi X o gli ultrasuoni. E attualmente le tecniche che vengono più utilizzate possono essere di due tipi: la DEXA, che è una tecnica che sfrutta principalmente i raggi X, oppure la CUS, che invece è una tecnica, quindi l'ultrasonografia quantitativa, che sfrutta proprio gli ultrasuoni. È questo un esame analogo all'ecografia, quindi sfrutta la capacità degli ultrasuoni di trasmettere un eco, mediante il quale proprio si determina la struttura del distretto osseo che si sta andando ad analizzare, e questo tipo di esame permette di avere delle informazioni non soltanto sulla densità ossea, ma permette anche di determinare altre caratteristiche dell'osso, come ad esempio la microarchitettura, la resistenza e l'elasticità. Ovviamente quando parliamo di densitometria ossea possono essere analizzati diversi segmenti ossei, quindi la colonna vertebrale, il femore, possiamo parlare della densitometria ossea total body, ma oggi ci soffermeremo in particolare sulla densitometria ossea a livello del calcagno. Allora, noi utilizziamo questo tipo di densitometria praticamente perché sfrutta gli ultrasuoni, quindi è sicuramente un esame non invasivo, rapido e molto semplice da eseguire, che può essere addirittura seguito anche dalle donne in gravidanza, proprio perché l'energia che viene sfruttata, a differenza di quanto avviene per i raggi X, è sicuramente innocua per il soggetto. Ovviamente dovrebbero astenersi dal sottoporsi a questo tipo di esame coloro che presentano delle ferite sulla pianta del piede. Come dicevamo, la densitometria ossea ad ultrasuoni sul calcagno permette quindi di valutare, cioè può essere effettuato frequentemente perché appunto permette di valutare proprio il decorso dell'osteoporosi nel tempo, oltre che eventualmente fare una diagnosi precoce. Si sceglie come sede il calcagno, questo perché
la struttura dell'osso da un punto di vista biomeccanico è molto simile a quella ad esempio del femore e delle vertebre, che sono le sedi più soggette a fratture nei casi di osteoporosi. Per cui prima non è richiesta sicuramente alcun tipo di preparazione particolare prima di effettuare un esame. Come dicevamo prima, è un esame poco invasivo, molto rapido, dura pochi secondi. Ovviamente viene eseguito da un tecnico specializzato e prima di eseguire l'esame viene fatto firmare il consenso informato, che è obbligatorio prima dell'esecuzione di ogni tipo di esame. Chi sottopone all'esame stesso deve praticamente rimuovere calze, calzini o collant. Il calcagno viene spruzzato con dell'alcol per permettere una migliore conduzione degli ultrasuoni. Il piede viene fatto poi poggiare su un apposito supporto e inizia in questo modo l'esame. Quindi inizierà l'acquisizione delle immagini da parte dell'ultrasonometro, che genera ultrasuoni. In questo modo si valuta quindi la composizione dell'osso, i risultati vengono poi elaborati ed inviati a un dispositivo e solo dopo qualche giorno dall'esecuzione dell'esame verrà consegnato il referto al paziente. Di solito dopo 2-5 giorni viene consegnato il referto al paziente, che dovrà pertanto quindi recarsi nel luogo in cui è eseguito l'esame per ritirare il referto stesso. Questo tipo di esame, quindi la densitometria ossea ad ultrasuoni a livello del calcagno, è uno di quegli esami che possono essere eseguiti tranquillamente nella propria farmacia di fiducia, per cui invito tutti gli ascoltatori che fossero interessati a chiedere maggiore informazione alla propria farmacia. Ovviamente ribadisco il concetto, è importante prenotare l'esame, perché viene eseguito solo in giornate particolari, poiché non è il farmacista stesso che esegue l'esame, bensì un tecnico specializzato. Ricordo anche che proprio lo scorso 8 marzo, in occasione della festa della donna, sono state molte le farmacie che hanno aderito alla campagna di screening e che quindi hanno permesso a molte donne di effettuare gratuitamente il test della densitometria ossea a livello del calcagno. Ecco, molto importante insistere sul messaggio che è un test disponibile anche in farmacia. Guardi, dottoressa, proprio ieri stavo parlando con mia madre al telefono e lei mi dice: ah, dovrò andare a fare il test della densità ossea. Io ho detto: guarda che lo puoi fare anche in farmacia. E lei: ah, davvero? Allora dovrò informarmi. Quindi evidentemente bisogna insistere su questo, perché è un test che si può fare anche in farmacia, giustamente prenotandolo, come ha detto lei, seguendo tutte le direttive che ci ha lasciato lei, però si può fare in farmacia e credo che sia comunque una bella comodità e una bella opportunità per tutte le donne, uomini, bambini che hanno la necessità di fare questo tipo di test. Dottoressa, come sempre è stato un piacere averla in nostro collegamento oggi qui a Colazione in Farmacia. Le auguro una buona giornata, una buona settimana e a risentirci presto. Grazie. Grazie, arrivederci, buona giornata.